Buongiorno ragazzi, allora oggi per voi non ho niente se non un paio di info e un lavoro noioso che non ho voglia di fare, ma mi tocca fare. Paio di info, random, così, casuali. Le stampanti stanno stampando, ho quasi ultimato anche tutte le etichette, ho ordinato gli NFC da AliExpress, 7-9 giorni arrivano. Ma prima di concludere quelli ci sarà un altro lavoro di stampa 3D, ma era un'altra la cosa che volevo dirvi. Ho scoperto una roba interessante. Praticamente le tre stampanti stanno stampando lo stesso tipo di file. 11 etichette, 11 etichette, 11 etichette. Qui sto usando bianco e grigio della Sunlu, bianco e grigio della Sunlu. Qua sto usando bianco bambù e grigio della Sunlu. A livello qualitativo, mi sposto che c'è casino, a livello qualitativo i due bianchi, Sunlu e bambù, sono perfettamente uguali. I due file sono perfettamente lo stesso file, mandato in stampa nello stesso momento. Io non ho guardato lo slicer quando ho fatto lo slicing, perché fatto il primo, poi ho mandato in stampa e poi continuo a ristampare dalla stampante. Morale, la stampante che sta stampando il file che usa il bianco bambù ci mette il 35% in meno a stampare tutto il piatto. Il 35% non è poco, ragazzi. Stiamo parlando che gli altri ci mettono 2 ore e quello ci mette quasi un'ora e mezza, un po' più di un'ora e mezza. È tanta la differenza solo per il filamento. Mi chiedo, usando due colori bambù, un bianco bambù e un grigio bambù. Purtroppo il bianco è uguale, il grigio è diverso, quindi non ho fatto la prova. Però è interessante questa cosa, bisognerebbe capire i motivi, o meglio, i motivi sono ovvi, il filamento bambù, stampante bambù è ipercalibrato, usa il suo profilo, anche i miei sono calibrati ma non è la stessa cosa, e quindi ottimizza perfettamente la stampa. Però a fronte di un costo del 50% in più, di un po' più del 50% in più, si risparmia il 35% di stampa. Dico costo del 50% in più perché il filamento Sunlu ha comprato a botte di 6 kg, arriva a costa, il PLA arriva a costare 10 euro a bobina. Il filamento bambù invece comprato a botte di 4 kg arriva a costare a 16 euro a bobina, per cui in realtà costo chilo sì, 50% in più circa. Però si ha un risparmio. Boh, indagherò questa cosa oltre. Amazon ha consegnato il neoprene. Eccolo qua, il nostro bellissimo foglio di neoprene che adesso ho lasciato steso. È un po' più morbidino rispetto a quello dei tubi che ho provato ieri e a posto così. Poi lo taglieremo. Non oggi, perché oggi mi aspetta un lavoro noioso che non ho assolutamente voglia di fare, che però mi tocca fare. Non ho voglia di fare, in realtà oggi non ho voglia di fare niente. Per essere sincero, mi metterei sul divano ad andare avanti a guardare Lost, che ho ricominciato Lost e faccio sempre fatica perché non ho mai tempo, quindi mezza puntata alla volta. Cosa devo fare oggi? Devo colorare tutto, devo impregnare tutto. Tutti questi e quello devono diventare così. E come abbiamo visto dalla prova, per quanto se ne vedrà pochissimo, perché in realtà si vedrà solamente il contorno, il bordo, poi in mezzo ci saranno le nostre toppe in neoprene, tanto vale farli tutti e basta e non pensarci più, tranne il retro, vabbè il retro me lo risparmio. E anche quello, per quanto si vedano in realtà solamente delle strisce piccolissime a cavallo tra gli altri, forse vale la pena farlo tutto. Adesso dipende da quanto impregnante ho, quelli sicuramente li faccio tutti, con quello che avanza faccio questo. Dico, è un lavoro barbone perché, non barbone, barboso, perché si tratta di dar sull'impregnante, asciugare, dar sull'impregnante, asciugare per un po' di mani. Poi, ripeto, deve dare l'idea di scuro, niente di che. Potrei anche sbombolettarlo tutto, che per quello che si vede va benissimo, ma la finitura tattile che mi lascia questo impregnante cerato qua è migliore. Quindi mi metto a fare questo lavoro. Non ho nient'altro da dirvi. Potrei anche lasciarvi un box per le domande generiche, ma non ho neanche voglia di rispondervi. Quindi metto un po' di musica e mi metto a dipingere. We'll be right back.
c'ha il tuo idea, ti miro. Se mi fai spronca me lo puoi attirare. Me paro de tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. Stay attack with the 5 foot ten. The blacks again, once again with the cock fear in. As I merge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, hope you run. Otra vez, ya lo ves en the cruz con mi tres. One Mexican on the squad, you won't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My nano with the miles till the pumps get piled. My number one assassin with the mad pump style. We are big back row, but I'm big when... Madre mia, che divertimento. Madre, mamma mia. Quelli fatti, questi da fare. Che poi me l'avete scritto in 40, lo so ragazzi che si vedrà solamente una piccola superficie, però per come lo sto stendendo e asciugando, cioè dando le pennellate che poi rimangono leggermente visibili, devo per forza darlo così. E poi ci faccio molto prima a darlo così che andare a inseguire solamente il dintorno. Quello magari non lo faccio tutto che non serve. Gli angolari. E poi boh, cioè ho dimenticato uno di quelli. Salve Madonna. Vado a bermi un caffè. Ho lanciato l'ultima stampa delle etichette e ho finito. Cioè è andata via velocissima sta produzione. Finite quelle che manca 5 minuti e quella, sono tutti qua e flop. Bisogna solo aspettare gli NFC. Qualcuno di voi mi ha chiesto, anche ieri di la verità poi non ho risposto, a che punto sono con il riapprovvigionamento delle zero clearance. Ve lo dico io, però lunedì, martedì anche sulle zero clearance c'è una novità, però aspettiamo che si palesi. Finito. C'è niente di peggio di fare un lavoro quando non hai voglia di farlo, tranne questo, perché ho finito l'impregnante, però quello penso benissimo di potergli dare una sbomboletata di nero, ma anche leggerissima, perché di fatto cosa si vede? Si vede dell'ombra in mezzo tra un cubo e l'altro, ma non, secondo me neanche si vedrà, quindi basta fare lo scuro. È venuto tutto. Allora, questa non so se chiamarla tecnica, perché mi sembra una presa in giro, di dare l'impregnante abbondante così malissimo e poi asciugare malissimo, poi asciugare. Secondo me l'asciugatura non è che velocizza i tempi, cambia proprio l'effetto. Allora, io non sono un grande utilizzatore di impregnante, mi avrete visto usarlo se no 4 volte forse nell'art e basta, poi ho sempre usato l'osmo, però secondo me qualcosa cambia e lascia una finitura secondo me bellissima. Allora ho fatto anche un'altra prova, già che c'ero, guardate dove c'è, cioè, secondo me è gran bella. Ho fatto una prova aggiuntiva sulla tavoletta che avevo e ho aggiunto della cera, che per questo utilizzo qua non va bene, anche perché non c'è niente di esposto. Non lo so, ci devo riflettere. Ad ogni modo, io ho finito, fino a lunedì non voglio saperne più niente di niente, voglio farmi solo i cavoli miei. Penso che mi andrò a sbaccare sul divano a vedere Lost, anche se ho un problema, a dire la verità. Il problema è che io vorrei andare a sbaccarmi in pace, tranquillo, a guardare Lost. Ma c'è una parte qua dietro del mio cervello che è a conoscenza del fatto che ci sono 2 stampanti su 3 ferme. E non ho niente da stampare. Bisognerebbe disegnare qualcosa. Ci vediamo lunedì, a sto giro ci vediamo lunedì. Buongiorno ragazzi, buon lunedì. Allora, oggi potrebbe essere il giorno che finiamo il puff cubo Rubik. Potrebbe essere il giorno che portiamo a casa la sfida Bostik. Mancano un po' di cose, ho procurato tutti i materiali, sono riuscito a trovare tutti i materiali. Feltro di ogni foggia, colore e forma, pure più di quello che ci serve. Bostik, qui abbiamo questi, lì abbiamo quello, vediamo di capire e fare il punto. Allora, come prima cosa dobbiamo colorare questo, però questo qua non è che dobbiamo colorarlo proprio bene bene come abbiamo fatto con quelli lì, questo qua ci basta una spruzzata di nero in qualche punto, andiamo di bomboletta perché tanto è completamente nascosto, anzi se non ha su troppa vernice è meglio, così almeno attacca meglio ancora la colla. Questa è la prova definitiva fatta con la cera,
Guardate che spettacolo, impregnante, asciugato prima e poi cera. Per questa roba qua sarà interessante fare dei test successivi e vedere se alla lunga sfoglia magari per un mobile. E ho pensato che se riusciamo, una volta applicato i cubi e una volta applicato, perché guardate che differenza, una volta applicato i cubi e una volta applicato il feltro, magari in tutti quelli che sono gli spigoli e le parti visibili riusciamo a dare su anche qui la cera, così che abbiamo questo effetto semilucido qua, molto bello. Poi dobbiamo mettere il neoprene dentro questi, il neoprene che è là in stesura, così si appiattisce un po', e quindi parecchia colla, e infine il feltro. Non so se si riesce a tagliare al laser, cioè riuscire si riesce sicuramente, perché lo taglia. Bisogna vedere se non brucia i bordi tagliandoli. Ho preso un paio di foglie in più per fare dei test, se no andiamo di forbicine. Dai, partiamo allora. Porto subito il cubo in cabina e gli do una spruzzata con la bomboletta, niente di trascendentale. Poi iniziamo a tagliarci tutto il neoprene ed applicare il Bostik super chiaro che sul neoprene è perfetto e foderare l'interno di tutti i nostri pezzi. Allora, cubo spruzzato e dipinto, vediamo il neoprene. Neoprene, ho pensato, dato che con questa striscia abbiamo fatto tutti i test di posizionamento, di fare dei quadrati 7,5x7,5 da mettere al centro del nostro 15, ok? Quindi al centro, questo mi dovrebbe dare, questa è la dima che mi sono fatto per tagliare tutto il neoprene nel modo corretto senza stare a prendere le misure, dovrebbe darmi, quando c'è il quadrato in mezzo, ok, che non è più uno spessore aggressivo come prima, il giusto movimento, quell'affare che abbiamo detto che vogliamo che si muova in ogni direzione possibile senza però troppa escursione, pur rimanendo fisso. Sulla domanda che mi avete fatto se lo farò anche sotto, per adesso lo faccio da ogni lato sarà trattato uguale, perché la mia idea, non so ancora come, è ancora quella di fare dei piedini poi che lo tengano sospeso, ok? Qualcosina che lo tenga alzato, non che lo tenga appoggiato, così che se sta alzato con dei piedini nessuno di questi viene schiacciato, neanche quello nella parte bassa, ma soprattutto poi uno può scegliere un po' da che parte metterlo, anche se in realtà scelgo io, non è che deve andare da nessuna parte. Taglio tutto il neoprene. Bene, allora ho tutti i miei quadratini di neoprene, non è di gran qualità sto neoprene, però ce lo facciamo andare bene. Ora, da un lato ha l'adesivo, ok, il biadesivo, tolto la pellicola c'è il biadesivo, è abbastanza forte, io riserverei l'adesivo per la parte del cubo, e mentre qua che ho bisogno di più solidità userei il Bostik super chiaro. Quindi adesso su tutti i pezzi uno stratino leggero di Bostik con una spennellatina, magari anche un pennello un po' più piccolo data la misura. Di qua, anche qua, Bostik, lascio asciugare e poi incollo. Non mi faccio una dima, non mi faccio niente, tanto basta che sia più o meno al centro. Per ognuno di questi, tipo un'ora di lavoro. Who's that? And my nanny bumped through the speaker. Bass gets to pumping, roof just gets to pumping. Who's that rocking? Got the ball and start jumping. Blast it too high. No need to put the moon, yeah. But hammer with the one knuckle, I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. But you keep us in the hospital, feel the pain. So don't get in my way, baby. Because the weather will keep me in the play, baby. My shit don't pump up a gym, hot damn. It's the baddest place, delinquente. Step into the madness. We'll be right back.
pronti, questi tutti pronti. Rispondo a un paio di domande che mi avete fatto. In realtà mi avete fatto più di due domande, ma ad alcune non ho risposta, per cui è inutile parlarne. La prima, se non sono un po' piccoli i 75x75? In realtà no, perché un conto è vederli qua, all'interno di questo. Un conto è vederli dove c'è l'angolo, ok? O dove c'è addirittura lo spigolo, chiamiamolo così, insomma quello a tre, vedete lo spazio? Se l'avessi fatti più grandi non avrei avuto il giusto movimento. Riguardo al movimento, secondo me, allora così in maniera teorica, adesso avulso da questo ci siamo, perché dà giusto il movimento che voglio, cioè non una roba eccessiva, soprattutto voglio che rimangano in posizione quando nessuno li tocca. Se poi li vai a toccare devono potersi muovere, non mi importa se vanno contro a quello laterale. Poi adesso in realtà si inclina perché si sta alzando tutto. E a proposito di alzarsi, le campane sono sempre un buon auspicio comunque, perché vi ricordo che io fino all'ultimo non so se i lavori vengono, cioè non è che progetto più di tanto, vediamo, vado avanti, vado per tentativi, se poi funziona bene, se no ricomincio. Lo scotch, se mi fido dello scotch, allora sì e no, nel senso, mi fido indubbiamente che lo scotch non si tolga dal neoprene, perché ho già fatto una prova, in realtà strappa il neoprene. Se lo scotch terrà o no sulla parte in legno del cubo, lo vedo subito, perché me ne accorgo istantaneamente. Se vedo che non tiene, do un'altra mano di Bostik, cioè do anche da quel lato lì, Bostik sul cubo e Bostik sul neoprene da questo lato. Fa niente se c'è su lo scotch. Non importa, io posso togliere la pellicola, mettere il Bostik anche qua e il Bostik dall'altra parte del legno. Perché il Bostik, questo qua, che poi diciamo sempre Bostik, perché nell'immaginario comune di tutti il Bostik è questo, quello con questa consistenza. Poi in realtà anche di questo esiste il super chiaro, esiste il 99, cioè ce ne sono di diversi tipi, però questo tipo di Bostik qua, il super chiaro, agisce per un principio di colla su colla. Vedete, io qua ho due campioni, ho messo la colla da entrambi i lati e la colla è evaporata, o è meglio, non è evaporata la colla, ma è evaporata la parte di diluizione della colla. Una volta che è evaporata, di fatto questo non attacca quasi niente, cioè non ha, però quando lo metto colla su colla, questi due qua, basta, adesso sono inseparabili, cioè non vedete, cioè non c'è proprio modo. Per cui non importa quale superficie ci sia dall'altro lato, io posso mettere anche qua, se questo scotch qua che c'è su, che già lo vedo, che ha un po' delle balle, non mi dà fiducia. Infatti, vedete, non dà molta fiducia. Posso usare da questo lato anche il Bostik, anzi lo decidiamo già, ma qua in mezzo non si separerà mai, per cui secondo me anche qua sarà necessario il Bostik anche da quel lato lì, e lo mettiamo, non è un problema. Sì, guardate, la decisione la prenderei già subito, vedete che questa roba qua non tiene, noi abbiamo il peso. Chi mi ha chiesto invece se penso che il neoprene si strappi, no, il neoprene non si strappa, è più facile che ceda, anche perché non è che pesano una tonnellata, ragazzi. Comunque lo vediamo subito che questo scotch qua lascia il tempo che trova, quindi andiamo direttamente Bostik. L'altra domanda, ma i piedini li farò in 3D? No, i piedini non penso di farli in 3D, anche perché voglio un vero effetto sospeso, quindi non qualcosa di visibile. Non ci sarà praticamente niente, secondo me, in 3D. Questo lavoro capita, non è obbligatorio, ragazzi, il 3D non è che adesso è diventato mandatorio per ogni cosa, deve esserci un pezzo in 3D. Il 3D è uno strumento e quando c'è, quando non c'è vuol dire che non serviva. Però i piedini, ragazzi, sono l'ultima cosa, sono proprio l'ultima cosa, i piedini, il rialzo, l'altezza che deve avere, come lo dobbiamo assemblare, sono l'ultima delle questioni. Ora, possiamo procedere ad assemblare e io, per non saperne leggere né scrivere, soprattutto conoscendo molto bene me stesso, io farei prima l'assemblaggio di questi e dopo mettere sui colori, perché 90 su 100 mi incasino. Cioè 90 su 100, se metto adesso i colori su questi qua, mi incasino sicuro e finisce che mi ritrovo con le facce che non sono corrette. Quindi tiro fuori il cubo e vediamo di metterlo. Qualcuno mi ha anche chiesto se mi farò una dima per piazzare questi. Non lo so, ma secondo me non è necessario, ragazzi, perché messi i quattro spigoli, lo spazio di questi, cioè fossero stati quattro pezzi per lato è un discorso, a fare le misure uguali, ma messi i due spigoli va da sé che questo deve venire centrato, quindi non vedo grossi problemi. Comunque adesso tiro fuori il cubo e vediamo, anche perché, ripeto, secondo me anche in questo caso ci vuole del Bostik, non possiamo affidarci a quello scotch lì,
secondo me non tiene. Qua intanto alla fine l'ho dipinto e ovviamente l'ho dipinto tutto, l'unica parte che a me interessa sono gli spigoli, quindi non si vedrà praticamente niente, si vedranno poco anche gli spigoli, perché in realtà si vedono in mezzo ai due spessori, che sono molto profondi e molto stretti, quindi basta che ci sia del buio lì in mezzo. Vediamo. Sì, guardate, ve lo dico subito, ci va sul Bostik anche qua. Purtroppo io non ho trovato neoprene non adesivo, però ce ne sbattiamo e lo usiamo. Tanto l'adesivo da lì non si scollerà mai, per cui semplicemente metto un po' di Bostik qua, il Bostik qua, e poi metto su, anche perché non sta proprio assieme, cioè rischio solo che non stia assieme. Adesso questo lavoro qua, di assemblaggio di questo, è quello che richiede più attenzione, perché tutto deve essere squadrato il più possibile. Devono sì potersi muovere, ma non deve risultare un casino lui quando è fermo. Quindi questo qua va fatto con un po' d'attenzione. E poi, prima ancora di mettere su il feltro, tagliare il feltro, bisogna fare tutti i vari ritocchini di colore, magari aggiungendo un po' di colore qua e là dove rimane visibile qualcosina. Poi dopo sul neoprene facciamo tutto un altro discorso. Dai, mi metto sotto, non bevo neanche un caffè, guarda, oggi. Vienes que miro, si me traes bronca me loco de a tiro, me paro de tumbo, no es tu rumbo y con el lingo tal vez te confundo. Allora, il grosso del cubo è fatto, è venuto scompaginato il giusto. Per scompaginato intendo dire non irregolare, ma non troppo, cioè il giusto. Non è, perché non deve sembrare perfettamente, sennò non ha senso. E il movimento c'è tutto. Io l'ho anche appoggiato per terra, mi ci sono seduto e non mi sono pinzato le chiappe, pensate un po'. Ovviamente quella adesso è più stretta di questa fuga qua, perché ovviamente pesa su lì e quindi si schiaccia tutto il neoprene sotto, ed è quello che dovranno andare a fare i piedini. Ora è in realtà un blocco nero, quindi non è che abbia molto senso in questo momento. Ritocchi non ce ne sono particolari da fare, ho visto che va abbastanza bene così, soprattutto non si vede niente. Il feltro. Però prima del feltro un caffè. Mi piace molto la sensazione, perché tu lo vedi così, poi ti appoggi e lo riesci, si muove in tutte le direzioni. Qualcuno mi ha dato un'idea per fare i feltri removibili e cambiare la posizione e scompaginarlo un po' come uno vuole, che è una cosa che ho detto che non avrei fatto. Si può cambiare faccia, ma comunque lo farò comunque completo, perché lo voglio fare completo, non lo voglio fare tutto mischiato. Mi piace di più quando è completo, essendo io un po'... Mi piace di più quando è completo, avendo io la fissa del completismo, che è praticamente incollare il feltro su dei pezzi di MDF e poi sull'MDF mettere a detta sua un paio di calamite, un paio di balle. Cioè, nel senso, a fare i conti verrebbe un lavoro fotonico, poi ci sarebbe da rivestire l'MDF. Secondo me non è una roba che ho intenzione di fare, non lo voglio. Si può cambiare faccia e questo lo farà i piedini, ma non si può cambiare la disposizione delle tessere. Avessi voluto farlo in movimento avrei fatto un lavoro completamente diverso, non lo avrei fatto morbido ma lo avrei fatto movimentabile, anche perché non è così difficile farlo movimentabile. Se voi aprite questo vedete che in realtà è facilmente replicabile anche in una scala più grande, farlo che possa girare e muoversi, non è niente di che. Infatti ne sono stati fatti a tonnellate, ma ne sono stati fatti a tonnellate anche di morbidi. Era semplicemente un'idea così per supplire alla sfida dei tre cubi. Il feltro lo incollerò semplicemente su col Bostik, anche il feltro. Non verranno ovviamente a tutta dimensione, ok? Avranno un margine di rispetto, e adesso al computer cerco di capire qual è il margine giusto di rispetto. Secondo me è un po' di millimetri dentro, un po' di millimetri fuori, adesso vedo.
e darà il colore, ma soprattutto darà la matricità diversa, perché è proprio differente. Non penso, proverò neanche a tagliarlo al laser, ragazzi. Non penso, proverò neanche a tagliarlo al laser, perché sono quadrati, quindi col cutter si riesce a tagliare senza problemi. Non ho bisogno di scomodare il laser, che poi brucia il bordo, fare le prove. Poi soprattutto per un paio di colori di questi, tipo il giallo, non ne avevano più, cioè avevano solamente questi due fogli, e i due fogli sono la misura esatta che mi serve. Quindi adesso cerco di capire, mi faccio un caffè, cerco di capire la misura e poi lo taglio. Allora, ho fatto un test più per curiosità che per altro, tagliandolo al laser, anche perché volendo fare gli spigoli arrotondati da fare bene precisi a mano è un po' un bordello, e devo dire che si trova facilmente la velocità giusta, non lascia il nero ma anzi sigilla il feltro. E adesso questo qua è nero su nero, si vede poco, però la misura esatta è questa, perché voglio gli spigoli arrotondati, che secondo me gli danno quell'ultimo dettaglino lì. Quindi adesso ciappo tutti i fogli e li taglio al laser. Meno male che ho provato a tagliarlo al laser, ragazzi, perché è venuto così preciso e così bene che mi ha fatto venire un'ideuzza. Mi ha fatto venire un'idea. Dopo vediamo se riesco a portarla a casa. Per adesso incolliamo questi, ok? Che ne mancherà uno, però incolliamo questi. È uguale, l'importante per forse, ma forse anche no, ma forse anche sì, rispettare la sequenza, quindi scelgo da dove partire e poi mi muovo. Li incollerò sempre col Bostik, sempre il super chiaro, ma non quello da spalmare. Li incollerò con un'altra variante del Bostik super chiaro, che è il Bostik super chiaro a bomboletta spray. Questo in realtà ha due allora è esattamente come l'altro, ok? Io non, dov'è? Quello lì. Solo che io non uso quello perché temo che a spalmare qua sopra mi affiori da questo lato, ok? Perché più liquido, meno liquido, più premo col pennello, quindi preferisco andare su questo. Questo però in realtà, rispetto a questo, anche se è la stessa cosa, può essere usato in due modi. Perché può essere usato in maniera definitiva, temporanea o permanente. Per usarlo in maniera temporanea si spruzza da uno solo dei due lati da incollare, non da uno dei due lati da incollare, da uno dei due pezzi da incollare. In maniera permanente si usa esattamente come l'altro, quindi da una parte si spruzza, dall'altra si spruzza, si aspetta 10 minuti e poi si incolla. In realtà io lo spruzzerò da un lato solo per non fare casotto qua, tanto è permanente entro un numero di minuti, perché poi dopo praticamente rimane fisso anche lui e vengono tutti così. Quindi devo semplicemente spruzzare i quadrati e incollarli. Quello gli darà il punto di colore, ma gli darà anche la matricità diversa. Non che si senta sotto le chiappe, però gli dà la matricità diversa anche alla vista. Inizia a avere un senso, inizia a avere un suo perché e un suo senso, inizia a fare il suo effetto così grande. Vedete che lo scompaginamento, il fatto che non sia perfettamente allineato proprio perché può muoversi e andare di qua e di là, adesso ha molto più senso col colore, perché se prima sembrava disordinato, adesso il colore invece gli dà proprio quell'effetto morbidoso che poi in realtà ha, ma non ha, cioè non ce l'ha, ma c'è, insomma, non so se mi sono spiegato. Belli vibranti questi colori, mi piace molto come sta venendo, So che molti di voi, perché io vi conosco, lo so che molti di voi, quando hanno visto il cubo assemblato, che non era tutto allineato, hanno avuto un po' di fastidio, ma dovete avere fede, cioè guardate adesso che colorato. Compressore a parte, guardate adesso che è colorato. Com'è bello anche il fatto che non sia tutto perfettamente allineato,
perché suggerisca che c'è del movimento dei morbido. Poi quando quello non è in quella posizione ma è a terra, è ancora tutta un'altra roba. Come avete visto, ho lasciato indietro un quadrato perché vediamo se riesco a fare una roba, perché a metterli un quadrato bianco ce la facciamo, ma vediamo se riusciamo a fare una roba. Mi è piaciuta molto la battuta di Fanny di prima, che ha detto: se lo lasci tutto nero è il cubo di Rubik di One Maker Show. È vero, tutto nero sarebbe stato proprio il mio. Allora, mentre viene giù il diluvio, la chicchetta era fare sul quadrato bianco tutto l'intarsio Bostik e One Maker Show. Ora mi sono saltati via due pezzettini bianchi all'interno della O, adesso li ritaglio perché li ho persi, o forse non in mezzo, però almeno è intarsiata. Fra l'altro il logo Bostik ha esattamente, non tutti, ma i colori che c'erano, quindi ci sta perfettamente. Giallo, blu, bianco. Io poi, vabbè, il mio è nero, ma anche il nero in realtà c'è. Questa era la chicchetta aggiuntiva che ci stava. Adesso. E non iniziate a dire che adesso se è così non puoi più girarlo perché se no si vede al contrario il logo. Vale lo stesso anche per questo. Non l'ho messo in diagonale perché non ci stava bene. Anche perché io lo terrò così. Come lo vedete, come lo terrò. Con l'arancione sopra. Per cui secondo me ci sta. Adesso in realtà mancherebbero i piedini. Mancherebbero i piedini, e, o meglio, il rialzo, non i piedini. Ho un'idea abbastanza semplice per farla, che parte tutto da un caffè. Adesso mi faccio un caffè. Allora, gambe, piedini, rialzo, qualsiasi cosa sia, possiamo farla così. Perché, allora, prima di tutto non può appoggiare. Adesso lo stiamo guardando sotto sopra, perché io lo terrò con l'arancione sopra. Ce lo vedo bene nella sala della ficcanza come sgabello, Paolone, ci farai da test. Allora, non possiamo appoggiarci in nessun modo qua. Qualcuno mi ha suggerito di fare dei pinni qua, qualcuno mi ha detto di mettere le viti. Qui non si può, anche perché otteniamo lo stesso effetto di schiacciamento e noi non vogliamo che questo si schiacci, vogliamo che rimanga tout court così com'è. È venuto bene però, mi piace. Quindi non posso avvitarmi qua. Non posso però neanche avvitarmi, come suggerito da qualcuno, qua al centro. Primo, perché se io mi avvitassi qua, ok, ho 5 mm di, adesso non si vede perché come vi ho detto lo scuro non faceva vedere niente, ho 5 mm di betulla, ma poi dentro abbiamo quello lì, quindi non possiamo avvitarci. E non posso neanche, come suggerito da qualcuno, fare qualcosa a T che vada dentro stampato in 3D che si incastri. C'è una soluzione semplicissima, stupidissima, che risolve tutto. Noi non possiamo avvitarci lì, ma possiamo usare quello per appoggiarci. Quindi sempre guardandolo sotto sopra, se io faccio un pezzo di plexi così e un pezzo di plexi così da 5 mm, 4 mm e altri due nell'altro senso che si incastrano sopra a forbice così con questi, maschio femmina, li faccio finire ovviamente prima, ragazzi, prima di qua, prima di là, e c'è sotto una raggiera, in realtà appoggia su tutta la superficie e non dovrebbe mostrare niente. Ora bisogna capire le altezze di questo affare qua. Bisogna fare questo disegno qua con lo scasso per incastrarlo sopra a forbice. E poi una volta che c'è su quello, appoggia tutto su quello e rimane completamente invisibile perché non si vedrà niente. Poi tirarlo giù è un altro discorso. Anche perché meno male che l'interno l'abbiamo fatto con l'espanso. Leggero leggero, ma non è proprio una roba che te la prendi sotto braccio e vai sull'autobus, Ok, quindi intanto è una roba che comunque non sposti più, più di tanto. Secondo me è già l'altezza un po' meno di quello lì che sta sporgendo ora, un pelino meno, ma l'altezza secondo me potrebbe già esserci. Anche perché se non lo facciamo sostanzialmente staccato da terra, non fa l'effetto sospeso. Poi dobbiamo rientrare anche, non arriveremo a filo qua. Beh, prendo due misure, faccio il disegno e vediamo come se fa l'effetto. Sono contento di aver usato il feltro alla fine. Secondo me il feltro ha aggiunto il materiale che mancava. Cioè, se io questa cosa qua l'avessi fatta in stampa 3D o laccata o colorata, non avrebbe avuto niente di tutto ciò. Sarebbe sembrato, cioè, secondo me abbiamo fatto benissimo a usare il feltro. Poi mi avete chiesto come ho fatto questo. Ho tagliato i pezzi al laser e li ho incollati, ragazzi. Non c'è niente di cucito né niente. È molto preciso perché ho scoperto, non lo sapevo, che il feltro si taglia precisissimo, senza bruciature, senza niente. Guardate anche il bianco, che non ha praticamente nessuna bruciatura. Bisogna solo trovare le impostazioni giuste. Quindi il feltro ce lo teniamo come,
come materiale plus. Mi piace molto i colori, ragazzi, colori veramente vibranti e molto bene. Poi facciamo un'analisi alla fine, adesso vediamo di completare il disegno di quello lì. Ecco qua, una cosa semplicissima così, ok? Fatta a quattro pezzi di incasta, da abbastanza base perché uno si siede anche sullo spigolo e non si ribalti, ok? Ed è la cosa più stupida che semplice si possa fare. Comperò il dettaglio di far fuori lo spigolo a 90 gradi per evitare che magari il plexiglass si crepi o si spacchi o si sbecchi. Devo solo incollarla. Così ho finito anche il ciclo della colla, perché le ho usate praticamente tutte. Abbiamo usato il Legnomax per la copertura. Abbiamo usato il Polymax per l'interno. Abbiamo usato il Bostik, quello super chiaro, sia per il feltro spalmabile, sia per il... No, per il feltro l'abbiamo usato a spray e per lo spalmabile l'abbiamo usato dentro per il neoprene. Adesso uso la Super Bond con l'attivatore per dare due punti e tenere fermo quello, e le ho fatte tutte. Cioè, mi manca solo da usare la guaina liquida, che è un altro prodotto. Cioè, in realtà ce ne sono tanti altri, però non saprei neanche come applicare la guaina liquida. Eccolo qua, sospeso, non si vede quasi niente, ovviamente si vede un po' il filino di qua, però per il resto è sospeso ed è anche mollo. Non è venuto male, dai, devo essere sincero, alla fine non mi dispiace. Così un po' scompaginato con questa trama qua. Ora poi mi faccio aiutare per tirarlo giù. Una volta tirato giù lo mettiamo in sala della ficcanza questo. Lo mettiamo in sala della ficcanza come sgabello per gli ospiti, sgabellone per gli ospiti, direi. Però ha il suo perché. Ora, è già un po' lercio, lo terremo pulito, però ci sta. Alla fine, come avete visto, abbiamo usato praticamente solo colla. Zero chiodi, zero qualche pin per fissaggio, per velocizzare un po', come quando la Parodi tira fuori la roba pronta direttamente dal forno, giusto per non mettere in morsa e non perdere troppo tempo. Bello, sì, mi piace. Che ne dite? Al tatto è molto piacevole, non avevo mai usato il feltro. Mi piace. Sì, ci sta. Ora, questa era la seconda delle tre sfide lanciate da Bostik. La prima era la lampada del Super Mario, la seconda era il cubo di Rubik. Ripeto, siccome uno di voi mi ha chiesto perché proprio queste tre cose, perché erano tre progetti, diciamo, che l'anno scorso, quest'anno non mi ricordo quanto, quando ho iniziato e poi ho fallito miseramente, quindi sono stato sfidato a chiudere e togliere dalla lista, perché è uno dei, sono forse gli unici progetti che non ero riuscito a portare a termine e che ho fallito di quello che mi sono messo in testa di fare. Il terzo progetto esattamente come questo, non sapremo quando verrà. Ah sì, per chi non se lo ricorda, il terzo progetto è sempre un derivato degli anni 90-80, cioè è la cassa TNT del videogioco Crash Bandicoot. Anche lì con legno di recupero, colla ovviamente. Sto pensando di usare dei bancali, non sappiamo quando sarà Bostik ad avvisarci quando affrontare il progetto e in che tempi, come è stato per questi due. Io francamente spero sia il più in là possibile, perché se devo essere sincero, sulla cassa TNT di Crash Bandicoot ho avuto un'idea, ma mi serve il tempo di farmela passare, perché è di una complicazione mostruosa e non so da che parte partire, quindi spero proprio sia il più in là possibile, così che mi passi la voglia di fare quella roba lì e io mi venga in mente qualcosa di più semplice, magari quattro assi di legno incollate, tagliate e basta. Sappiamo tutti che non sarà mai così, però dai, questo c'è. Cioè, ve lo faccio vedere un'ultima volta, che sapete che poi i lavori non ve li faccio mai più rivedere. Qualcuno mi ha già chiesto che fine farà questo, l'ho detto, io lo metto in sala della ficcanza, non lo so, in casa no, anche perché se lo metto in casa Anna mi licenzia, quindi no, in casa no, purtroppo no. Ora, allora, un lavoro finito, subito un altro, non subito un altro, facciamo il punto. Abbiamo un po' di roba in canna aperta con la stampa 3D, abbiamo le zero clearance da portare avanti, abbiamo i floppy da finire per i quali sto aspettando in realtà gli NFC e il filamento per completare quelli di Monkey Island, poi devo fare tutta la parte digitale di quel lavoro lì.
Poi abbiamo il circa, che va indagato bene, ma sul circa ho già detto che mi prendo il tempo che mi serve, perché quando lo inizio porto avanti tutto. Progetto, proto, definitivo, ricerca fornitori, campagna Kickstarter, quindi lo facciamo tutta di una boccata. In realtà c'è anche un progetto in canna di falegnameria, di legno, che mischia legno e stampa 3D in maniera un po' più prepotente di come abbiamo fatto fino ad oggi. Però quel progetto necessita del massello, che è anche un bel po' che non lavoriamo, devo essere sincero. Massello che devo ancora ordinare, quindi devo fare quell'ordine lì. Penso che lo ordinerò questa settimana, così arriva e poi sta qua a stagionarsi il giusto, per così dire. Stasera però, alle 6, tempo permettendo e pioggia permettendo, sempre che non affoghi, arriva una persona in lab che porta, il mistero dura poco perché quando arriva ve lo faccio vedere, che porta in lab una cosa e la lascia qua una settimana, che è una cosa che non serve tanto a me quanto a voi, cioè a molti di voi, parecchiotti da quello che ho letto di voi serve, che ci darà modo di fare un lavoro nuovo, e se lo porta stasera, cioè nuovo, una variante sul tema, e se lo porta stasera ci dà modo di farlo già da domani, così almeno anche quelli di voi a cui importa non mi stressa più l'anima. Quindi io direi, adesso sono le 4:20, io raccapezzo un attimo di su tutte le robe che ho aperto e poi ci rivediamo alle 6. Mi piace, ragazzi, è venuto, sono belli vibranti questi colori qua, questo feltro qua è bello, bello acceso, che bel feltro che vendono i cinesi che ci sono vicino da me. Sì, perché alla fine l'ho comprato dai cinesi, ho scoperto che c'è qua un, si chiama Amy Store, uno di quei magazzini giganti cinese che vende di tutto, dalla pasta al mal tagliato, vende qualsiasi roba, ed è diventato il mio nuovo posto preferito per recuperare i materiali fregnacce per i progetti, tutta roba che in altri posti o la compri in internet o no. Viva, viva i cinesi. Dai, ci rivediamo alle 6. Puntuale come... Dai, non ti posso inquadrare, eh? Ma come no? È arrivato Frank. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, sempre così. Non pubblica un cazzo, non dice un cazzo, non fa mai un cazzo, no, non fa un cazzo, no. Però non pubblica niente. Cosa ha portato Frank? Qualcosa che può servire. Qualcosa che può servire a me. Serve a lui e a voi. A me serve poco cazzo e solo più lavoro. Frank ha portato un DeWalt 7492. Così rifacciamo la Zero Cleanse per tutti i rompicoglioni che si lamentano che quella che ho pubblicato, quella che ho venduto non è compatibile con questo banco, e anche per tutti i coglioni, perdonatemi, che hanno comprato la Zero Cleanse non leggendo che non era compatibile. Quindi da domani la facciamo compatibile. Cominciamo. Perché cambia tutto, eh? Non cambia solo la lunghezza, perché Frank ce l'ha più lunga, ma cambia anche la foratura. Poi sta il telefono, si fa i cazzi suoi. Cambia anche la foratura. Niente, non c'è modo di coinvolgerlo, non vuole parlare, non vuole dire niente. Comunque, ha portato il suo banco, me lo lascia il meno tempo possibile, promesso. Da domani ci mettiamo già al lavoro, così disegniamo anche quella Zero Cleanse e facciamo una bella produzione anche di quella. Ci vediamo domani. Ma sapete una cosa? È pure comodo, è inaspettatamente comodo. Cioè, questo funziona, che si muova a sezioni. E non mi sta mordendo il culo. Sì, ancora io. Due cose mi stanno sorprendendo di questo lavoro qua. La prima, la quantità enorme di messaggi che sto ricevendo, dove la gente mi spiega, a me, che l'ho fatto, che l'effetto scompaginato dà proprio l'idea di essere un cubo che si muova, vero? Ok che non ero sicuro del risultato. Ma l'ho fatto io, non me lo dovete spiegare a me. La seconda, invece, è più pesante. Che piace anche ad Anne, ma ha detto che lo portiamo di là in casa. Il gatto ci si farà le unghie in 3 minuti.